Mendola, lancio e segnalazione di fuorigioco. Vittorio Perrotta, il trainer della Paolana, la tua espulsione ha fatto inasprire un po' gli animi sulla tribuna, ma specialmente in campo. Una espulsione che a nostro modesto avviso non ci stava. No, ho fischiato, come fischio a 10 partite a questa parte, il guardalinee ha detto che per regolamento non si fischia, mi ha tolto solo perché ho fischiato. Il regolamento è questo, va bene, lo accettiamo, non è questo un problema. Invece, per parlare del calcio giocato, diciamo che la Paolana non ha demeritato quest'oggi, anche se di fronte c'era una compagine più spregiudicata e più d'esperienza. Sì, dai, diciamo che il Bocale è una, il Catone è una bella squadra, sono 2 anni che lavorano insieme, quindi è una squadra ben collaudata, però... non posso rimproverare niente ai ragazzi perché è stata una partita dove tutte e due le squadre non hanno avuto tante occasioni da rete. Noi il primo tempo l'abbiamo avuta e non l'abbiamo capitalizzata, loro la prima occasione hanno fatto gol e poi la mischia non ci è andata, qualche mischia non ci è andata a nostro favore, però ripeto, era una partita che non abbiamo demeritato, ecco. Ci fosse stato Poltero sulla fascia avrebbe creato qualche altro problema alla retrovia del Gallico Catona? No, non direi il fatto di Poltero, è una squadra che chi ha sempre giocato ha dato il massimo, anche oggi, ripeto, il Catona è una squadra che ha vinto ad Acri, secondo in classifica, non permettere, è una squadra che gioca bene, a detta di tutti, comunque è venuta qui, ha avuto solo un'occasione da rete, chi ha giocato, ha dato tutto, e bene, è normale che avere un ricambio in più ti dà la possibilità di gestire meglio, di fare qualche cambio. Noi è una squadra giovane, in panchina avevamo 3,98 e 1,97, però il campionato nostro è questo, la squadra non deve mollare mai, come non l'ha fatto oggi. Poi ogni domenica non è che incontreremo sempre il Catona, ecco. Abbiamo avvicinato Ivan Franceschini, allenatore del Gallico Catona. Un ostacolo superato qui a Paola e non era da poco. No, perché la Paolana è un'ottima squadra che ha giocato molto bene, ci ha messo in grosse difficoltà e nel primo tempo è stato bravo il nostro portiere a neutralizzare una nostra disattenzione su un calcio di punizione a metà campo, però erano riusciti ad andare a conclusione, è stato bravissimo il nostro portiere, poi nel secondo tempo siamo riusciti a segnare e siamo contenti perché fare risultato qua sarà difficile per tutti, è veramente un'ottima squadra. E mister Franceschini, domenica che viene, anzi sabato, perché si gioca di sabato, una partita accessibile contro il Guardavalle. Parlavo prima con il mister Perrotta della Paolana, prima partita. Quest'anno penso che il campionato sia molto, molto più difficile rispetto all'anno scorso. C'è molta più qualità, ci sono giocatori che l'anno scorso erano in categorie superiori, quindi
ogni partita per vincere devi veramente sudare tantissimo e quindi non bisogna mai sottovalutare nessuno, perché Guardavalli è andato a fare il risultato ad Acri, che ne abbiamo incontrato un'altra ottima squadra, quindi sarà un'altra battaglia sportiva e quindi dobbiamo essere bravi e concentrati per continuare il nostro percorso. Il gol di Postorino, un gol diciamo per certi versi spettacolare, anche se un po' fortunoso. Sì, ha fatto un bel gol, si è girato bene in area, è stato bravo, poi purtroppo ha avuto un piccolo fastidio, è dovuto uscire, però è stato, dalla panchina poi sai, si vede tutto schiacciato, quindi non è mai facile. Dall'alto, se voi mi dite che è stato fortunoso, ci credo, però almeno ci ha creduto, è stato bravo a crederci e poi sono contento per lui, perché per un attaccante segnare sembra una soddisfazione particolare, quindi sono molto contento.